Oggi un tronchetto veramente goloso. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale Christmas Edition! Sì, benvenuti qui! Cominciamo con le squisitezze del Natale, ragazzi! Abbiamo già cominciato, ma adesso intensifichiamo con i dolcetti. Oggi faremo insieme un tronchetto di Natale velocissimo, in un quarto d'ora pronto, senza cottura, di grande resa e con un gusto spettacolare. Vi ho incuriositi abbastanza? E allora? Spostiamoci di là e andiamolo a preparare! Ed eccoci pronti per fare il nostro tronchetto di Natale senza cottura, facile facile, buono buono. Ecco gli ingredienti: un pan d'oro, scegliete quello che preferite, deve essere di buona qualità perché sarà la base del nostro tronchetto. Potete usare anche quello fatto in casa, vi linkiamo qui la ricetta del nostro che è buonissimo, burrosissimo, golosissimo. Poi bravo. Un chilo di mascarpone, 500 grammi per la farcia e 500 grammi per la copertura. 300 grammi di Nutella, 200 ml di panna, 150 grammi di zucchero, dello zucchero a velo per decorare, dell'essenza di vaniglia o una bacca di vaniglia per aromatizzare, delle gocce di cioccolato per rendere il tutto più buono. Io, per facilitarmi, ho preso le decorazioni già pronte. Sono queste della Decora, non è sponsor, le ho comprate io. Però se ci vuoi sponsorizzare Decora, noi siamo qua, noi siamo va bene? Qua. E allora, 3,50 queste stelle di Natale e gli agrifogli, bellissime, e anche 3,50 queste. Stelle di Natale. Molto belline, invece di avere lo sbattimento. E c'è scritto decorate fatte a mano. Iniziamo subito. E iniziamo preparando la crema di farcia. Verso la panna da montare un 100 grammi di zucchero. Lo verso io all'inizio, ne ho versati 150 sicuro. Ne ho versati un 125 poi alla fine, ma vabbè. Comincio a fare incorporare ed ecco fatta la nostra chantilly. Adesso dobbiamo andare ad inserire il mascarpone. Due confezioni. Tutti gli ingredienti che sto montando, mascarpone, panna, freddi di frigo, e cominciamo piano piano ad amalgamare il tutto. Mentre stiamo amalgamando, aggiungo anche un cucchiaino di essenza di vaniglia. La nostra farcia è pronta, diamo un'ulteriore amalgamata per andare ad assemblare bene lì dove le fruste non sono potute arrivare. Bellissima, deve essere una crema così bella sostenuta, morbida, è buonissima questa crema, ragazzi, è buonissima, fatela e vedrete che non ve ne pentirete. Mettiamola in frigorifero fino all'assemblaggio. Con un coltello abbastanza tagliente tolgo due angoli dal mio pan d'oro, così, e comincio a tagliare delle fette di pan d'oro che siano spesse un centimetro e mezzo, così, e che adagerò una accanto all'altra. Non importa che siano tutte uguali, Lo spessore sì, l'ampiezza no, ovviamente andranno seguendo l'andamento del pan d'oro. L'unico scarto che avremo alla fine saranno questi triangolini, che non so a casa vostra, ma a casa mia non vengono buttati di certo. Qualcuno che si immolerà per mangiarli, magari farciti con la Nutella, lo trovo sicuro. Allora, metto da parte un attimo il pan d'oro, prendo la pellicola e rivesto il piano da lavoro appunto con la pellicola. Adesso adagio il mio pan d'oro sovrapponendo leggermente i bordi gli uni agli altri, così. Se
semplicemente con un po' di latte. Dallo zucchero totale prendo un cucchiaino di zucchero e lo verso dentro. E poi prendo un'arancia bio e grattugio dentro il latte un po' di scorzetta di arancia. E un po' invece vado spargendola direttamente sulla superficie del pandoro, per essere certa che, anche se non la prendo col pennello, un po' di aroma d'arancia si senta nel nostro dolce. Andate ad imbibire bene il pandoro, quindi dappertutto, ma soprattutto dove ci sono i bordi. Messa la bagna, metto su un foglio di carta forno e col mattarello presso ben bene, facendo in modo di compattare tutta la mia base, perché dobbiamo portare tutta la base ad avere più o meno lo stesso spessore e ad essere ben salda. Adesso prendiamo la farcia, stendiamola. Io uso una spatola, voi potete usare lo stesso cucchiaio. Stendiamola su tutto. Siate più generosi di farcia da una parte e meno verso la fine, perché poi tanto arrotolando alla fine la farcia ci arriverà. Che ci sia comunque uno strato, ma non abbondante come al centro della rotolatura. Ora gocce di cioccolato. Anche qui sul finale, come vedete, mi tengo più leggera. E adesso piano piano la parte più difficile. Cominciamo ad arrotolare aiutandoci con la pellicola. Quindi schiacciamo e giriamo e cerchiamo di farlo rimanere ben fitto. Quindi nel frattempo fissiamo bene, voilà. Tiriamo su e giriamo. Tiriamo su e giriamo. Tiriamo su e giriamo. E il nostro bel salamone di Natale è pronto per andare a riposare in frigorifero per un paio d'ore. Sempre nella ciotola dove abbiamo fatto la prima crema di farcitura, metto 500 g di mascarpone e più o meno del tutto a gusto la stessa quantità di Nutella. Quindi alla fine ho usato 500 g di mascarpone e un 300 g di Nutella scarsi e mischio insieme. Non mi preoccupo se mi viene in eccesso la crema, perché questa è buonissima anche per fare dei bicchierini golosi, magari oltre il dolce, così per un buffet. Quindi a Natale insomma si usa, e poi è una crema che dura un 3-4 giorni in frigorifero. Ok, anche la crema della copertura è pronta. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la crema della farcia: amalgamiamo a spatola come ultimo tutto insieme. Voilà! Ma è bellissimo! Non l'avevi visto? No! Speriamo sia anche buonissimo. Beh, se state vedendo la ricetta, sì. E questo come si accende? Prendiamo un coltello, taglio il mio rotolo. Questa è la mia porzione? E poi taglio ancora in due. Se non avete un coltello, va bene un seghetto, no? Un seghetto alternativo. Questa è la parte che devi buttare? Sì, la butto adesso. Tieni, buttala. Vediamo com'è. Beh, intanto com'è lo vediamo subito. Wow, com'è!
Allora, mettiamo da parte i due pezzi, mettiamo la scorzetta. Ah sì? Sono contenta, ci sta bene? Sì, sì. Perfetto. Così abbiamo le emozioni live. Le emozioni live. Posso fare anche tanti rumori? No. Buonissimo. Non voglio. No. No. No, ragazzi, voi non potete capire. Qui è una farsa, è sempre così. La gente non ci crede. No, sempre. La gente non ci crede. Sembra che facciamo finta. Mettilo su un piatto, non c'è bisogno che ti mangi tutti gli avanzi. Dammi un piatto. Un piatto? Così? Così. Così? Vabbè. Così, dice Gabriele a bocca piena, perdonatelo ragazzi. Ora prendiamo la cremina e rivestiamo il tutto. Quindi dobbiamo simulare che tipo di corte c'è, che tipo di albero è questo qua. L'albero di Poltergeist, te lo ricordi? Certo che non lo ricordo. Ecco quello. Bellissimo film. Chi se lo ricorda l'albero di Poltergeist, ragazzi? Beh, questo se ve lo mangiate tutti, la notte potrebbe diventare... È quello che prima battevano i rami sul coso, sì, sul vetro, e poi si è animato. Si è ravvivato. Adesso... Sì, perché se vai a costruire abusivamente su un cimitero, sì, questi sono i problemi. Se a Natale il solito pandoro volete un attimino ravvivarlo, questa è la ricetta giusta. Adesso, silenzio per favore, ricetta giusta. Con il retro forchetta... No, col retro della forchetta... Faccio una sorta di girandola. Veramente. Così... su tutti i lati del tronchetto. E adesso con la forchettina facciamo un po' le zigrinature. Poi mettiamo anche qualche decorazione e spolverizziamo con lo zucchero a velo. E adesso un po' di zucchero, vi lasciamo alle foto e così avrete un tronchetto bellissimo da pasticceria senza neanche aver sporcato una pentola, senza cottura. Bene, ci vediamo dopo le foto. Ciao! Ciao! Avete visto com'è semplice preparare questo tronchetto? E quindi, se il pandoro non vi piace nel modo classico, se ne avete ricevuti troppi, o se volete dare una nuova vita al pandoro che avete a casa, questa è la ricetta giusta e mi raccomando, arriviamo a 200.000 like per il prossimo video. Ragazzi, io odio le ricette col pandoro riciclato, perché di solito il pandoro, essendo molto spugnoso, nel momento in cui si mette la bagna diventa una pappa che io detesto. Voi sapete che a me non piace l'inzuppo. Che brutta, quindi, questa cosa. Una scena veramente orribile. Ma se tu lo mangi il pandoro ma inzuppato? Ma no, ma proprio inzuppato, comunque... tipo... Beh. Comunque, quello che mi va di dire è che il segreto per far venire buono questo pandoro è il fatto di schiacciarlo, pressarlo benissimo col mattarello in modo da fare compattare le alveolizzazioni del pandoro e nel momento in cui mettiamo la bagna non diventerà una pappona colante ma rimarrà ben sostenuto e terrà anche tutta la farcia molto bene e in più terrà la fetta al momento, bravo, del taglio. Bravo. Veramente veramente buono, è piaciuto a noi, è piaciuto agli amici a cui l'abbiamo portato. Sì, è piaciuto a tutti e mi raccomando, quindi condividete questo video, provate questa ricetta perché è veramente facile e vi risulterà sicuramente. E poi? E poi basta, ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Sempre? Sì, qua, sulle vostre tavole. Ciao! Auguri!